Oh, dunque, ho di nuovo caldo e perciò mi sono di nuovo tolto la canottiera. Non state a rompermi i coglioni, oggi ho deciso che il prossimo commento del tipo mettiti una maglietta, io semplicemente cancello il commento, punto e basta, e lo ignoro. Quindi è perfettamente inutile che mi diciate queste scemenze. Allora, ero rimasto l'ultima volta, avevo voluto parlare delle reazioni che aveva fatto il mio video, le reazioni che aveva provocato il mio video su Salvini, no? Il quale poi ha continuato con le sue esternazioni, chiamiamole così, e sta ricevendo reazione un po' da tutta. Adesso dice che lui è Orbán, quel grande fascista di Orbán, cioè, se non è un fascista, perlomeno è un dittatore, diciamo, conservatore reazionario. Ecco. Io lo definisco fascista, anche se lui magari non si dichiara fascista, ma comunque molti lo classificano così, quindi non è una classificazione aleatoria. Dice: io e lui che guideremo l'Europa, no? E mi viene in mente: beh, voi non avete la grandezza negativa che avevano Hitler e Mussolini quando si sono messi d'accordo per dominare l'Europa. Quindi, comunque, soprassediamo, queste cose in fin dei conti non c'entrano niente. Ecco, fin tanto che non tocca di nuovo argomenti che riguardano la Costituzione italiana, poi ci sono state altre reazioni di altro tipo, cioè, per esempio, uno che, come avevo detto, no? Signor Pisacane, che ha fatto alcune osservazioni, vabbè, poi si è fatto anche osservare che, ma io non me lo ricordavo in effetti, infatti ho detto non riesco a ricordarmi chi è che ha fatto la tripartizione dei poteri, e Montesquieu non è Talleyrand, è sempre difficile riuscire a ricordarsi tutto. Facciamo la rettifica, è stato Montesquieu a fare la tripartizione dei poteri politici, dei poteri del governo, e non so perché mi fosse venuto in mente Talleyrand, deve aver fatto qualche cosa anche lui, cioè a livello così teorico, ma non mi ricordo che cosa. Allora, avevo detto, appunto, avevo concluso il discorso, no, su quali possono essere le conseguenze ma ce ne sono tantissime di conseguenze, del pensare appunto che si può anche introdurre l'idea che certi principi fondamentali degli stati democratici non sono assoluti, no? Come per esempio quella di dire l'uguaglianza di fronte alla legge è puramente teorica, però poi di fatto bisogna vedere caso per caso, no? Cioè, cosa significa? Semplicemente torniamo alla vecchia idea, come c'era al tempo del codice di Hammurabi, no? Dove se ammazzavi uno schiavo ricevevi una pena molto minore nel caso che ammazzavi invece un uomo libero, ma povero, e se poi ammazzavi un nobile ricevevi una pena molto maggiore che se avessi invece ammazzato solo un uomo libero, ma povero. Il codice di Hammurabi è l'esempio storico, primo codice legislativo scritto che si conosca, no, appunto di questo re babilonese, ed è proprio un esempio della
più totale ingiustizia, disuguaglianza, proprio un codice che ignora completamente ogni diritto umano, no? Ma proprio bellamente, a tal punto che se tu provochi la morte di del figlio di un nobile, allora ti viene ammazzato il figlio, no? Cioè, quindi viene ucciso un innocente che non c'entrava assolutamente nulla, cioè, tanto per far capire. Se si cominciano a mettere in forse certi principi che invece dovrebbero essere assoluti, se si cade così nel relativismo, no? Il relativismo che arrivando, perché non è solo l'assolutismo che crea l'oppressione, quando appunto raggiunge determinati livelli, ma è anche il relativismo che diventa oppressione, perché appunto il relativismo a un certo punto rende lecita anche l'oppressione, no? Cioè se uno dice tutto è relativo, è teorico, a seconda delle situazioni, ne consegue che anche i più orrendi delitti, le più spaventose oppressioni e ogni sorta di nefandezze possono diventare lecite, magari e non per giustificazione, cioè giustificate da una situazione estrema, no, giustificata da qualcosa di altrettanto irrazionale dell'oppressione tirannica, cioè perché ovviamente con questo relativismo, allora alla fine tu relativizzi anche qualsiasi altra cosa, qualsiasi valutazione razionale della realtà, cioè anche una visione razionale della realtà diventa relativa, per cui, cioè, non so, uno si mette in testa che le persone bionde sono tutte possedute dal demonio e quindi bisogna rinchiuderle dentro una struttura apposita per indemoniati, una specie di manicomio, no? E potrebbe essere vero anche questo, no? Cioè che i biondi siano indemoniati. Cioè, come fai? Perché io mi trovo di fronte anche, cioè, a persone che invocando la relatività di tutto arrivano a giustificare le cose più orribili. I leghisti mi sembra che sono su questa strada, se pensiamo adesso non mi ricordo chi era che voleva fare, non so, un'interrogazione parlamentare riguardo gli UFO, cioè, vedete proprio che questa gente, pensiamo poi al culto del dio Po, no? Cioè, secondo voi è possibile che l'identità padana possa essere difesa attraverso il culto del dio Po? Pop, io popò. Ecco, tanto per far capire, no, come cioè se noi relativizziamo certi principi fondamentali che non possono essere svenduti, alla fine relativizziamo tutto e arriviamo alle cose più orribili. Anche appunto a giustificare, cioè, in fin dei conti, cos'è il relativismo? Una forma di irrazionalismo. E noi vediamo che appunto la cultura leghista e la cultura, cioè certe altre forme di cultura che vanno per la maggiore, che qualcuno chiama populiste, ma io mi rifiuto di chiamare così perché può ingenerare degli equivoci, come aveva fatto notare Dario Fo, no? E un certo tipo di cultura è proprio profondamente irrazionalista. E di conseguenza noi dobbiamo, per impedire proprio queste degenerazioni, dobbiamo affermare con forza la razionalità dell'assolutezza di certe norme. Perché se noi rinunciamo all'idea che 2 più 2 è uguale 4 fino a prova contraria, fino a prova contraria, non che sia una verità assoluta
E io non escludo la possibilità che in determinate situazioni possa avvenire una cosa del genere, ma piuttosto che finora non ho nessuna prova, dovete darmi delle prove che 2 più 2 non fa 4, no? E finora non me ne è arrivata nessuna, una prova razionale. Questa è l'assolutezza della ragione, cioè la razionalità che non ammette altri tribunali oltre a se stessa. Ecco. Perché? Perché è l'unica cosa che abbiamo, perché le alternative che abbiamo sono appunto l'irrazionalità, la fantasia strabordante che oggi può dirti una cosa e domani te ne può dire un'altra completamente diversa. Piccola parentesi completamente filosofica, diciamo, cioè, che riguarda l'etica della politica, l'etica e la filosofia della politica. E d'altra parte io sono filosofo, quindi inevitabilmente ci metto il mio pepe filosofico dentro. E quindi adesso possiamo riprendere l'articolo 8 che io avevo interrotto proprio per poter parlare delle reazioni a quello che avevo detto sul conto di Salvini, no? Allora, ripeto per intero, che tra l'altro poi non l'avevo letto per intero, l'articolo 8 che riguarda la libertà delle confessioni religiose in Italia. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati, per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze, no? Cioè qua, come avevo fatto notare, si nota innanzitutto una particolarità, una discriminazione, possiamo dire, che un conto è la Chiesa Cattolica, la confessione cattolica, e un conto sono tutte le altre, no? Perché viene specificato le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, no? Uno dice, beh, sì, lo si dice perché, per dire che le confessioni religiose diverse da quella cattolica hanno uguali diritti, cioè hanno anche loro i propri statuti che sono stabiliti, regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze, no? Cioè poi questi statuti devono entrare in rapporto con lo Stato italiano, come quella cattolica. Non è esattamente così, nel senso che prima si è specificato con la Chiesa cattolica ci sono anche i patti lateranensi, che non ci sono invece per le altre confessioni, no? Ecco. E purtroppo però questo va al di là della Costituzione stessa, quindi come ho detto, no, prima bisogna trattare i patti lateranensi. Comunque viene stabilito che tutte le religioni sono uguali, no? E uno dice, anche le religioni che predicano cose che vanno contro la legge, lì la cosa è un po' ambigua, possiamo dire, no? Perché di fatto nell'articolo c'è scritto in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. Però noi abbiamo per esempio il caso dei testimoni di Geova, che predicano che la trasfusione di sangue è peccato, no? A costo della vita, della propria vita, bisogna evitare di farsi fare trasfusioni, no? E uno dice, beh, se uno rifiuta le cure che lo possono salvare, se uno rifiuta di farsi curare e vuole lasciarsi morire, bisogna vedere se questo è contro la legge. Di fatto, cioè, lì, la questione diventa sempre più complessa, come vedete, no? Perché cioè io magari posso anche rifiutarmi di farmi fare la trasfusione di sangue per motivi religiosi, forse. Però se io invece chiedo che mi si sospendano i farmaci che mi tengono in vita,
per permettermi di morire, allora lì non so, ci sono delle cose che, la questione è piuttosto complessa. Cosa è lecito? Dov'è cioè l'eutanasia passiva che è lecita ma non quella attiva? Vedete che le cose diventano molto complesse. Poi, in ogni caso, lo Stato, vabbè, un conto è se tu rifiuti le cure per te stesso, no? E chiedi che ti si lasci morire. Un conto è se invece neghi la trasfusione al figlio che sta morendo dissanguato. E dice, allora non è la tua vita, ma è la vita di qualcun altro su cui tu non hai nessun diritto. Ecco, e togliamo la patria potestà e ti mettiamo in galera. Cosa per me è giusta, no? Ecco. Ma dico, allora, se una religione può portare le persone a questi estremi, è ancora lecita. Bisognerebbe vedere appunto che razza di accordi ha fatto la Chiesa dei Testimoni di Geova con l'Italia. Cioè, ci sono, sotto questo punto di vista, io penso che sia legittimo sollevare dubbi, perplessità, interrogativi. Lo stesso magari si può farlo, beh, come avevo detto, per esempio, i bambini di Dio sono finiti fuori legge a un certo punto, perché lì era un discorso appunto di incitamento alla prostituzione e di probabilmente corruzione di minorenni. Lì adesso non so tutto quello che sia successo, non conosco dettagliatamente la storia dei bambini di Dio. Ho letto qualcosa riguardo le loro dottrine, capisco che a un certo punto siano finiti nei guai e lo Stato italiano abbia deciso di, come dire, mettere fuori legge i bambini di Dio, no? Cosa probabilmente lecita, anche se a me viene il sospetto, penso che sia legittimo domandarsi se i bambini di Dio sono stati messi fuori legge per volontà dello Stato italiano o piuttosto per influenza della Chiesa cattolica, a cui, insomma, una religione che adora Gesù Cristo, ma nello stesso tempo incita alla promiscuità sessuale più estrema, no? Ecco, abbia dato particolarmente fastidio ai vertici cattolici, come è successo già a suo tempo, se ci pensate bene, a Aleister Crowley durante il fascismo. A un certo punto Mussolini è stato costretto a buttare fuori Aleister Crowley, che si era fatto l'abbazia di Thelema giù in Sicilia, no? Dove appunto si praticava liberamente il sesso promiscuo, sia etero che omo, no? Cioè, Aleister Crowley era notoriamente bisessuale, era combinato di tutti i colori, no? A un certo punto questa setta promiscua che ha dato fastidio, figuriamoci, la Sicilia cattolica che si ritrova con questa imbarazzante presenza, e di conseguenza Mussolini, per far contenti i cattolici, è stato costretto a mandarli via. No. E adesso resta l'abbazia svuotata, no? È oggetto di visita da parte dei curiosi, ma non so adesso se magari qualcuno ha mai pensato di ricostituire l'abbazia di Thelema, ma no. Immagino che le cose non siano molto cambiate da allora. Cioè, questo è un articolo che, detto così, sembra andare bene, no? Però poi confrontato con la storia effettiva dei rapporti dello Stato italiano con la libertà religiosa, si tratta di vedere come è stato applicato, come viene concepito. Io penso che forse bisognerebbe proprio fare una serie di video
in riferimento a questo articolo, parlando poi, come io spero un giorno di poterlo fare, la storia delle cosiddette minoranze religiose in Italia, no? Dalle più antiche alle più moderne, cioè partendo dai Valdesi e arrivando appunto alle sette moderne come i Bambini di Dio, la Chiesa di Scientologia e via dicendo, sperando di non suscitare eccessive reazioni, no? Ma penso che è un articolo che, su cui, cioè, detto così, sembra non costituire problemi, però poi se sappiamo il retroscena di come cosa succede in Italia, sarebbe opportuno andare a fondo. E comunque qui adesso chiudo, arrivederci.